Ragazzi, di nuovo insieme, come va? Allora, voglio riprendere anche capitolo e diciamo principianti, anche se chi mi conosce sa che odio questo termine, ma non trovo un sinonimo adatto. Insomma, diciamo chi si avvicina al mondo del basso, chi si avvicina al mondo dello studio un po' più concreto, che magari ha fatto come feci io. Per diversi anni di suonare cover, eccetera, ma vuole capire un po' quello che succede mentre suona. Quindi, volevo parlarvi delle triadi, ma non come si trova molto spesso nei libri o anche su internet, cosa sono, perché volevo parlarvene nel modo più semplice possibile e soprattutto per farvi capire come poterle utilizzare, che questa cosa fondamentale secondo me, perché è inutile sapere la Divina Commedia a memoria se poi non ci abbiamo capito niente di quello che è la storia, eccetera, eccetera. Uguale nel basso, inutile conoscere cose armoniche difficilissime, se poi appunto non utilizziamo correttamente le triadi, che sono diciamo la forma più semplice di un accordo, di un arpeggio, insomma. Allora, seguitemi, cercherò di essere molto sintetico e molto diretto al punto. Allora, voglio presentarvi quella che potrebbe essere tranquillamente una realtà, nel senso che metterò una base di un giro di accordi che è comunissimo e quindi potrebbe essere un brano che vi si presenta e voi vi studiate il vostro giro di basso con le toniche, eccetera. Vi farò vedere come senza suonare tanto, senza parlare di assoli, ma come a volte l'utilizzo di una terza o una quinta, appunto le note che compongono le varie triadi, può cambiare colore e senso al nostro accompagnamento anche per un breve periodo. Può essere che lo facciamo in un giro, può essere che lo facciamo in una sezione del brano. Andiamo a vedere quali sono gli accordi. Allora, ho fatto una base in Si maggiore, quindi rimando sempre alle lezioni più vecchie per appunto tutta la parte teorica, come si costruiscono le triadi, come si studiano e perché su tutta la tastiera. Quindi vado avanti, il Si è il primo accordo, quindi una battuta di Si che è composto da la tonica, Si appunto. Re diesis, terza maggiore, Fa diesis, la quinta. Queste tre note, come detto e ridetto sempre nelle mie lezioni, ci tengo, si possono suonare in infiniti modi. Quindi, senza pensare troppo alla geometria dello strumento, posso suonarle così, così. Posso invertire le note, quindi partire da un'altra nota. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, nelle varie playlist del mio canale YouTube trovate tutto diviso, diciamo, per categorie. Altrimenti tutti i miei libri didattici, anche di teoria, armonia, eccetera. Secondo accordo, Mi maggiore. Quindi abbiamo tonica che è Mi, terza maggiore, Sol diesis, la quinta Si. Poi abbiamo Do diesis minore, quindi la tonica Do diesis, la terza minore Mi e la quinta Sol diesis.
trovate tutto, mi raccomando, il PDF che è fondamentale. Nel mentre che seguite la lezione, tenetelo davanti oppure segnatevi il giro di accordi e le note che compongono ognuno. Ultimo accordo, il quarto, fa diesis. Quindi abbiamo fa diesis, la tonica, poi la diesis, la terza maggiore, e il do diesis, la quinta. Allora, metto la base e suonerò prima tutte le toniche con il giusto timing, che è la cosa poi che conta di più, quindi di base serve quello. Per poi inserire piano piano una terza, una quinta e capire come queste triadi ci possono far arricchire il nostro accompagnamento. Andiamo con la base. Mi, do diesis minore, fa diesis maggiore. Si, mi. Do diesis, fa diesis. Ora suono solo la tonica, note lunghe. Cambio le altezze delle ottave. Andiamo con la ritmica. Tonica quinta. Intanto metto la quinta invece della tonica. Ora. Aggiungiamo la terza. Tonica, terza e quinta, random. Terza. Proviamo a cambiare anche il tipo di accompagnamento. Abbiamo note stoppate col palm muting. Divertitevi. Adesso proverò a fare
fare qualche fill, cioè qualche frase ogni tanto, per arricchire ulteriormente il mio accompagnamento senza essere troppo invadente, quindi non 3.000 note per far vedere che siamo bravi, qualcosa che può abbellire il brano, non disturbarlo o appesantirlo. Quindi un'idea può essere questa. Soffato, tonica, cromatismo sulla terza maggiore, tonica, torno sulla tonica, terza di fa diesis. Cambiamo range dello strumento, andiamo in alto. Basso, alto. Se vi va, poi provate anche qualche girettino di improvvisazione, o anche semplicemente, appunto, un po' più di, diciamo, di parlato musicale, un po' più di interventi. Se vi dicono vai libero, hai quattro giri di libertà assoluta, proviamo. Anche qualcosa di melodico, cercate di essere sempre melodici. Thank you.
Cosa, i cromatismi, quindi avvicinarsi alla nota successiva passando da note che non fanno parte dell'armonia, quindi degli accordi, però che ci stanno perché sono di passaggio, però non voglio andare troppo avanti, facciamo un girettino. Allora, questi sono tutti esempi di studio, qual è il mio approccio per lo studio, quando mi si presenta un brano del genere e non voglio magari, se è una cover, rifare pari pari la linea originale, magari prima me la studio e poi ci metto qualcosa di mio, senza andare a rovinare quello che è il brano, quindi possibilmente mettere... diciamo delle firme, degli autografi via via nel brano senza, ad esempio, se questo fosse stato un brano che dall'inizio alla fine e io ci sono 6.000 note o ad esempio se è un brano inedito e vi dicono fammici una linea di basso, avete tutte queste possibilità da usare con intelligenza, quindi mettere ogni tanto. Ad esempio, una buona idea è non partire subito inserendo tutte le idee che abbiamo, perché è come far vedere subito tutte le potenzialità, le armi, appunto, che conosciamo, che vogliamo usare. Quindi partire semplici e poi piano piano una terza, una quinta, vedete che fa la differenza. Consiglio sempre quello di registrarvi il più possibile, riascoltare, dagli errori si migliora sempre, e riascoltando si capisce anche tante cose che mentre suoniamo è impossibile controllare. Quindi ragazzi, se vi piace anche questa sezione, le mie lezioni, io farò un appuntamento settimanale apposito per appunto chi ha meno esperienza, diciamo così, chi ancora ha delle perplessità teoriche o soprattutto su come mettere in pratica le cose. Spero che appreziate queste lezioni, come sempre vi invito a seguirmi e ci vediamo al prossimo video.